Neri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon martedì a tutti, amici. Allora, volevo fare un video, però non mi sono fidato e vi spiego perché. Perché se faccio sentire la voce, io lo so che lo duro lo fa, però io mi ricordo che c'è stata una situazione, siccome non sono ben visto anche da questi due, magari uno non sa neanche chi sono, ma uno sicuramente l'avrà riportato. Oppure della chiusura del mio canale se questo video andava in onda, quindi preferisco, visto che è l'unica entrata che ho a YouTube adesso come adesso, raccontarlo a voce. E vi chiedo di dirvi a chiedervi a tutti e due di dire basta alle stronzate, per favore, che scrivete nel mercato, che dite nel mercato, perché a me le vignette purtroppo arrivano. Io grazie a Dio non vi seguo, però c'è una bella pagina su Instagram dove mi mandano sempre chi è che vi segue, mi manda chiedendomi di fare video, ma avevano fatto chiesto di fare video con la vostra voce, però mi ricordo che un altro inglese con Mastrangelo gli aveva fatto chiudere il canale perché aveva fatto sentire la sua voce, perché è una cosa che viola la privacy. Quindi assolutamente ho deciso di non far sentire le voci, anche se ero già pronto per farlo, perché non mi fido poi di certa gente che appena la tocchi va per guai giudiziario, addirittura quell'altro che voleva querelare Silvestrin perché si è sentito offeso perché Silvestrin ha detto è stipendiato da Mina e si è ancora pagato da Mina, perché se sei lì in sala stampa qualcosa ci guadagni, se ci vai a perdere i soldi di trasferta e plegati qualcosa ci guadagni, come giusto che sia, per l'amor di Dio, però non querelare la gente perché ti dice la verità, dai, fai il bravo che Silvestrin dice cose giuste, il mio idolo Silvestrin, veramente dice cose giuste, è il momento giusto. Cioè, mi sono arrivate delle clip addirittura di Longoni, il video che aveva fatto, colpo pazzesco, si dorme poco, colpo pazzesco, speriamo che torneremo a dormire presto. No, ancora non stiamo dormendo da quando hai fatto quel video, ancora noi non stiamo dormendo da quando hai fatto quel video, non stiamo più dormendo, colpo pazzesco, ma di che? Colpo pazzesco di che è quello andato a Manchester? Perché scrivete le cose quando non siete sicuri? Ormai io vi consiglio che l'unica cosa che voi dovete fare, quando Sport Mediaset o Sky fanno vedere uno che ha firmato o viene presentato, allora lì si può fare un video. Poi uno fa quello che vuole, ovviamente. Poi se la gente che va a sentire le stronzate, magari fate audience facendo le stronzate, ma il mondo fa così, più dite stronzate comunque sia più uno fa audience. Io ho fatto il mio successo spaccando le cose, per dire. Poi si è trovata, alcuni hanno trovato anche la mia competenza calcistica, altri non l'hanno trovata. Potete dirlo voi se sono competente o meno. Alcuni piace, alcuni no. Piaceva a tutti Gesù, figo, non piaceva a tutti Gesù, figuriamoci io. Però quello che mi fa un po' così, cioè capire perché io sono contento della mia scelta, che non sono andato, non mi sono mai interessato del mercato. Non è giusto che se mi fossi interessato del mercato su cose che io non ero all'altezza di dirvi, non sarei stato, non sarei stato in grado di dirvi. E questa cosa qua voi non siete in grado di dirla, perché dite cagate, dite soltanto che cazzate, soltanto che cazzate. E un altro video di Pellegatti, un'altra vignetta. So già che Lopetegui non andrà come i miei, e c'è anche la collaboratrice, ha già deciso che, cioè in un video, in una clip ha detto due cazzate, 3,5 sui 3,5, 4 milioni di euro a Zirze, il non è così stupido da andare al Manchester per non giocare, è già là infatti. Perché? Perché noi guai a pagare le commissioni, eh? E non sono incazzato per Zirze, sono incazzato per il tempo, l'illusione che ci avete dato per Zirze. Ok, perché adesso voglio vedere se con Morata con 13 milioni vi siete chiuse tutte le cose e gli altri soldi ve li mettete in saccoccia come al solito. Sono proprio curioso, cosa che probabilmente succederà. Quell'altro un video della Madonna dando per fare, cioè date veramente informazioni che non sono sicure. Le date per fatte, questa è la cosa grave, non fate ipotesi. Poi, dalle mie fonti, non mi risultava proprio che Fonseca sia nel taccuino dei nostri dirigenti rossoneri. Cioè, ti fa venire anche nervoso dopo un po'.
perché oltre che portano sfiga, perché questi due qua portano sfiga, cioè davvero c'è da rabbrividire. Adesso, togliendo il capitolo di questi due personaggi, che veramente mi tocco i coglioni, se li vedessi per strada cambio strada, perché ho paura di incidenti. Sono in bici, che vado sempre in giro in bici, cambio strada, cioè cambio strada, perché veramente sarei terrorizzato da quello che possa accadere. E non mi dite che ne ha azzeccata una plegata in 3 anni, eh. Cioè, io guarda, ero un suo fan anche su YouTube. Dopo un po' di tempo mi sono reso conto che i colpi, quando sono subentrate agenzie e cose, che la gente gli dice di dilungare anche il video con stronzate e cose per mangiarci di sopra, come giusto che fanno loro bene il loro lavoro, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Contentissimo di aver mai fatto parte di agenzie, e anche perché ti mangiano i soldi, quindi non ci vai a guadagnare un cazzo, ci perdi solo tempo e basta. Penso che sia clamoroso veramente che la gente ancora, più di 100.000 anime vanno ancora, a parte che vabbè 100.000 che poi li seguono in 20.000, però come da me è uguale, ormai addirittura c'è un video da 1.000 persone che il taccuino dice 37.000, quindi su YouTube deve parlare su questa cosa, però io non vado in televisione, non sono popolare, magari posso anche aver stufato dopo anni, chi lo sa, ci sarà gente più brava, può essere. Però sono fiero che non sono mai andato a parlare di mercato su notizie che non hanno notizie loro, quindi anche gli altri miei colleghi sul mercato, perché non seguo più nessuno, seguo tanto lo Zoccolo perché mi fa divertire, che è rivolta, ma quelli che fanno mercato per me sono inseguibili, non hanno le fonti loro, volete averle voi? Ragazzi, facciamo i bravi, dai. Comunque, ritornando su Fonseca io lo difendo pienamente perché è una brava persona, e quando una persona è una brava persona comunque va sostenuta, lo sosterrò fino alla fine. È stato messo lì come capro espiatorio, come cazzo si dice, in una valle di lupi. Lui ha parlato molto bene dei suoi giocatori, addirittura ha detto che serve davanti qualcosa, più di qualcosa, ma dietro secondo lui a livello di singoli siamo a posto. Così contento lui, contenti tutti ragazzi, se a lui va bene così, credo che contento lui, ripeto, noi lo sosteniamo, almeno io lo sostengo, persona molto dolce, molto educata, speriamo che, però ragazzi non sconfondiamo gentilezza con debolezza, magari quello che scambia gentilezza con debolezza rimane il più fesso di tutti nella vita, quello che sottovaluta le persone, quindi non lo sottovalutiamo, ha questa grande possibilità, è il suo primo club di prestigio che lui allena, per lui è anche una grande occasione. Da buon sudamericano sono convinto che arriverà con tutta la fame, tutta la voglia che noi speriamo che metta, che comunque sono sicuro che ci metterà. Cosa succederà quest'anno? A chi può dirlo, ragazzi? Nessuno può dirlo. Mi auguro veramente col cuore che non sarà l'anno che io prevedo, cioè un anno come quello di quest'anno, insipido, cioè sei arrivato secondo ma non hai fatto altre cose. Ibra, perché non lo sostengo, molti addirittura un ragazzo mi ha scritto, se però gli facevi i bocchini prima di Ibrahimovic, cioè a me stava sui coglioni. Vabbè, certo che gli avrei fatto i bocchini, Sergio Fratto, sono risposta. Avrei fatto i bocchini, ma certo mi faceva vincere trofei, mi tirava sui ragazzi. Da quando ha smesso di giocare sembra che già prima era innamorato di se stesso, ma adesso sembra che veda ancora solo se stesso, che tutti gli altri sono scarsi, lui è un fenomeno. Ricordo il signor Ibrahimovic che in Europa non ha mai vinto un cazzo comunque. Cioè gli ricordo di tornare all'ordine, che c'è stata anche sul campo gente molto più forte di lui. Io era il mio idolo come giocatore, perché io ero innamorato di Ibrahimovic. Però un bel bagno di umiltà, adesso come adesso, secondo me si dovrebbe anche fare un bel bagno di umiltà. E con questo, ragazzi, credo che sia arrivata l'ora di ricordarvi gli appuntamenti di stasera, che sono le ore 21. C'è la partita, ragazzi, stasera si tifano i nostri, ovviamente, stasera si tifano i nostri nella maniera più spavalda, nella maniera più assoluta, si tifano i nostri. Stasera mi sembra che c'è la Francia, stasera si tifa la Francia, che ce ne abbiamo due dentro, nella maniera più assoluta, e domani tiferemo figlio al prodigo Billy Riders, lo chiamerò Billy Riders d'ora in poi, sapete che non stravedo per lui, spero che mi sbaglio, anche se quando era arrivato Billy anni fa, mi ricordo, c'avevo ancora l'app, quando arrivato Billy l'ho visto due partite, ho detto questo qua è un cesso, tutti due partite sono, era un cesso, il Borrassa ci aveva ragione.
Se questo video mi è piaciuto, mettete un like. Scusate che non ho fatto sentire le voci, ma c'avevo paura di chiusura del canale, di querele o cose varie. Ciao a tutti.